Leopardati, centrini delle nonne, gilet di Brenda di Beverly Hills, tuta leopardata zebrata, nelle fiamme! Nelle fiamme! Bruciate! Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! A nuovo video! E finalmente avete visto questo, fatto il falò di tutti i vestiti, non perché? È vero? Voi l'avete detto nei commenti, ma prima dobbiamo dire che abbiamo raggiunto nel video i vestiti più brutti di Carlita. Abbiamo raggiunto 7000 mi piace, quindi grazie, vi mandiamo un bacio grande, vi ringraziamo tanto. E appunto ci avete richiesto, questo nel frattempo sta mangiando il cuscino, ci avete richiesto quindi come penitenza di bruciare i miei vestiti più brutti e di vedere, cosa che vedrete adesso, i vestiti più brutti di Nancy, che vi farò vedere, mi divertirò. Che sono bellissimi tutti sicuramente. Sono brutti. Sono bruttissimi. Ovviamente non bruceremo i vestiti perché sarebbe prima di tutto un inquinamento atmosferico e di leopardato che brucia nel cielo. E poi soprattutto perché sarebbe uno sprego, insomma, uno schiaffo a tutto quello che alla vita, cioè bruciare dei vestiti che comunque sono bellissimi. Vabbè, a parte questo, però anche se sarebbe un piacere a buon gusto a tutte le persone che amano il buon gusto. No, vabbè, però comunque diciamo che abbiamo deciso questi vestiti li daremo comunque in beneficenza, cioè fra virgolette, nei vestiti che si donano, sapete, tipo ogni mese, ogni due mesi, sì. Almeno noi siamo soliti quando fare, facciamo specialmente il cambio armadio, magari le cose sì, che non ci vanno più, che le non mettiamo ci tutte più, nelle buste, li diamo, li portiamo comunque in chiesa oppure qua da noi c'è proprio un vengono servizio che vengono a ritirarlo, lo danno comunque alle persone bisognose, almeno me ne libero, varie associazioni, insomma così. Quindi ho deciso di appunto questi vestiti e di darli assieme alle cose insomma vecchie eccetera. Anche mi piace tantissimo che sono bellissimi, quindi le persone che li avranno spero insomma saranno contente. Quindi adesso finalmente i vestiti più brutti di Nancy Amara. Yeah, finalmente! Non vedevo l'ora, ragazze! Mi raccomando, mettete anche a questo video tanti pollici in su. Sì, se mettete più di 7000 mi piace, farò un video in cui mi vendicherò. Già hai deciso? Sì, già ho deciso. Già ho deciso. Mettete già la vendetta. Le 7 scarpe più brutte di Carlita Dolce. Ma tu stai fuori, ma non, io non ti do il sì, mio permesso. Ha delle scarpe bruttissime, ragazzi. Anche le scarpe leopardate, guardate, sono bruttissime, cioè, le devo tu, far vedere. Dopo devo aver questo scempio. Dopo aver pretendente invaso il mio armadio, vuoi invadere anche la mia scarpiera? Certo, non te lo permetterò. Certo. Vabbè, sì, sono bruttissime. Iniziamo subito con i 5 vestiti più brutti di Nancy. Mi dispiace, Nancy, in questo video mi divertirò contro di te. Allora, il primo vestito più brutto, ovviamente farò una classifica. Quindi al quinto posto c'è lui che vuole andare verso Cookie, che si vuole. I 5 vestiti più brutti. Il quinto vestito è questo qua, praticamente è il colore di Cookie, ovvero color cioccolata, caramello si dice. Questo lo chiameremo maglioncino. Lo chiameremo così, no. Da indossare in quei giorni in cui hai mangiato troppa cioccolata calda, troppi tortini al cioccolato, e quindi hai in quella cosa nella pancia che insomma ti spinge verso il bagno. Non e è quindi, vero ragazzi, cioè, maglioncino color caramello che va benissimo sugli jeans. Madonna, cioè veramente fa ribrezzo, fa venire appunto la cacarella. Quindi ciao, bruciamo. No, questo non si brucerà mai. Sì, bruciamo, no. Mettiamo nel fuoco. Al quarto posto dei vestiti più brutti di Nancy ci sta questo. Oh bro, cioè non so come definirlo, sta roba di un colore che azzurro, color cielo, azzurro praticamente infame, squallido,
praticamente questo colore a me mi fa salire il crimine, ve lo dico. Cioè, io vedo questo, mi sale proprio il crimine. E proprio voglio andare a fare tanti guai e voglio combinare qualcosa di brutto nella mia vita. Perché è troppo bello. No, un colore così squallido. Cioè, non ho mai visto nulla di così anonimo e indefinito, ecco, è un colore indefinito ed è troppo semplice, brutto. È semplice, la guarda com'è bella la mia, ecco, maglia, guardate, guarda, ti piace la mia maglia? Secondo voi quale è più carina? No, wild, ragazzi, guardate com'è bello. No, wild, ragazzi, guardate com'è bello. No, questo veramente è semplice, un azzurrino col colore dei capelli. Devi andare, neanche a 60 anni io metterò sta roba, via, brucia. Poi, ragazze, mi sto troppo divertendo. Al terzo posto c'è questo qua. Sapete che cos'è questo? Questo è uno scialletto che portava mia nonna e ha dato in eredità a mia sorella. Non è vero. Era della mia bisnonna, sì ragazzi, era della mia bisnonna e l'ha regalato a Nancy. È proprio lo scialletto della nonna. Quello che la sera, sapete, hai freddo, lo metti sulle spalle così e guardi la TV mangiando due castagne. Non è vero. Questo è di Forever 21, l'ho comprato, è l'ultima moda. No, è proprio... Te lo dico. Guarda quanto proprio... è carino, è aperto avanti, ti metti una magliettina corta sotto ed è carino. Sto fatto che non c'è bottone. A me pare proprio scialletto, giù, lo metto in gomma e spalla così, proprio scialletto. E guardate, ragazze, proprio scendi la sera con questo scialletto sulle spalle, tipo non è fashion. Uno scialletto fashion. Ma poi non solo è questo colore bianco panna, bello, antichissimo, c'ha pure questi orrendi ricami bucherellati che proprio si portavano nel 1800, quindi va bene, ma non credo, cioè, è proprio l'ultima moda, il ricamo, il centrino. Secondo posto, non ci fermiamo qua, ragazze, al secondo posto io metto questo qua. Volete sapere che cos'è questo? Adesso ve lo dico. Un pigiama. Questo è un pigiama. Questo no, è una maglietta. Cos'è pigiama? Questo è un pigiama. Questo no, è una maglietta. Cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Cioè, vi dovete credere, io sono stata nell'armadio. Lei praticamente c'ha il 50% delle cose sono bianche, panna, insomma, questi colori qua, bianco, panna. Poi ci sta l'altro 30% che praticamente sono sto beige, che non si capisce che è. Ma che è sta roba? Cioè, è una maglia lunga che va su leggings beige. Ma per andare a dormire, perché non c'è altra spiegazione. Cioè, questo praticamente io lo chiamerei maglioncino disagio. È il disagio. Ma che ogni cosa è disagio? No, questo è un maglioncino semplice. Ragazzi, largo, non troppo aderente, che me ne stesse. Ragazze, vi prego, dite la verità nei commenti, non può essere che uno indossa una roba del genere che piace. Che così, c'è cioè una cosa così schifosa. Che schifo? È troppo semplice, tutto beige, tutto di un colore, non tiene una scritta, non tiene niente, ma che? Il tuo pigiama è più colorato. E infatti è bruttissimo questo. Il tuo pigiama. Cioè, veramente, questo è proprio un mortorio, sto coso. Ma quando mai? Questo è troppo bello. Giuro, quando lo metti sul jeans, dà un tono di eleganza sul jeans. Guarda, un tono di vita proprio. Ci metti una cinturina, guardate quanto è carino. Ma te ne vai questo coso? Cioè, vattene, via. È troppo bello. Via, via, via. No, io le tengo tutte qui, sono le mie preferite. Stai andando a prendere. C'è niente. Allora, ragazzi, al primo posto, guardate un po' le righe. La maglia più bella in assoluto che c'è al mondo. Le righe, cioè, veramente mi sono dimenticata di dirvi che il 20% restante dei vestiti erano cose con le righe. Bellissimo. Cioè, non può essere un armadio pieno di righe, tutti orizzontali, almeno scegli orizzontali. Non è monotematica, ma che sono queste righe? Carine, anche le spalline bianche trasparenti. Allora, questa è la maglietta dei carcerati. Cioè, praticamente questa qua te la metti e ti vai in galera, perché non può essere che uno scelga. Cioè, io neanche se tu veramente mi paghi, mi metto sta cosa per uscire con queste righe che poi sono pure psichedeliche, danno pure fastidio agli occhi. Cioè, io non... Danno pure fastidio agli occhi. Sì, sei tu che fai uso di sostanze stupefacenti e vuoi dalla maglietta. Ma quella è una semplice maglietta a righe, marinarette col ma quale marinaretta? Galeotta, carcerata. Disco da scolaretta. Disco da scolaretta. Disco da scolaretta. No, da carcerata, è diversa. Questo qua a me mi viene voglia di mettermi questa, una bella calza, su in faccia andare a commettere qualche reato, perché non è possibile. Brucia nelle fiamme dell'inferno. Brucia nelle fiamme dell'inferno. Ragazze, secondo me questi vestiti sono bellissimi. Cioè, tu mi devi credere. Non lo so, guarda, c'hai gusti troppo brobbiosi. Ragazze, io mi devo vendicare. Mi ha trattato troppo male. Cioè, tutti i miei vestiti più belli.
belli, mi hai proprio buttati. Sono troppo belli questi vestiti. No, basta, mi devo vendicare. Mi raccomando, superiamo i 7000 di piace del video scorso. Se lo scappe, così farò la vendetta. Se lo scappe, se lo scappe. Le 5 scarpe più brutte di Carlita Dolce. Sì, erano 7, ma sono diventata 5. Sì, le 10 scarpe più brutte di Carlita Dolce. Prenderò tutte le scarpe, anzi, tante sono tutte brutte. Comunque ci sto, ragazze, se superiamo i 7000 mi piace, faremo vedere le mie scarpe più brutte contro la mia volontà. Però decidete cosa dobbiamo fare nel prossimo video, come dobbiamo iniziare il prossimo video con una penitenza. L'altra volta avete voluto che Nancy bruciasse i miei vestiti, adesso decidete voi cosa dobbiamo fare con questi vestiti. No, nulla. Sì. Dobbiamo, io non ve li do, se li volete non ve li do, eh. Io direi di mandarli in beneficenza a qualche casa di cura per pensionati, a qualche nonnina bisognosa. Cosa ne dite, ragazze? Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice. Sì, così faccio le 5 scarpe più brutte di Carlita Dolce. Noi vi mandiamo tanti baci, vi ringraziamo per i vostri commenti. Mi raccomando, fateci sapere nei commenti quali sono stati secondo voi questi capi, quelli più brutti di Nancy, le righe, il pigiama, tutte le varie cose. Vi mandiamo tanti baci, speriamo che questo video vi abbia fatto sorridere e al prossimo video. Ciao, ciao, ciao anche da Cookie, che sta qua. Guarda come il nostro amorino, guardate quanto è bravo, è bello e dolce, è un biscottino, quello è il nostro amore, Ciricca.